Innanzitutto è una giornata tristissima per tutta Milano, ma per tutto il paese. Milano piange e la pioggia simbolicamente ci fa dire che tutta la città piange. Un ricordo è il ricordo del suo compleanno, quando ci siamo scambiati gli auguri. Il ricordo è soprattutto il ricordo di un grande artista, di un grande uomo, di un grande medico, di un grande cantautore che è riuscito con le sue canzoni a raccontare Milano, a raccontare tutte le traversie, tutti i passaggi della storia di Milano e soprattutto che ha fatto conoscere Milano a tutto il mondo. L'ho conosciuto, l'ho visto, no, non l'ho conosciuto, l'ho visto la prima volta nello spettacolo Milanum tantissimi anni fa, insieme a Tino Carraro e a Millì, e io ero un giovanotto, mi colpì subito questa sua fantasia particolare, poi cantava canzoni bellissime, molte di Dario Fo. Poi l'ho conosciuto successivamente anche personalmente attraverso amici comuni e anche in funzione di, diciamo, dell'incarico che avevo in quel momento. Sono sempre molto apprezzato per la sua capacità artistica, poi perché lui interpretava Milano, ma la interpretava in chiave popolare e surrealista insieme. Possiamo una battuta? Io ricordo bellissimo di un anno fa, quando durante la mostra Palazzo Rai di Dario Fo, Dario, siamo Rico Intra, Franco Cerri, Adriano, Cementano, e lui arrivò e una mattina all'improvviso si mise a cantare per tutto quello che avete in questo momento straordinario. Eravamo tutti senza parole perché trovavo un'energia dal nulla, era fragilissima eppure in quel momento eravamo tutti commossi e sentivamo un'energia del partito straordinario, e vederlo insieme a Dario, Adriano e loro era stato un regalo unico. Perché anche loro hanno bisogno, quando sono più di noi, invece arriva lui che gli farà una bella parte.